Ciao acquario, bentornato. Oggi è mercoledì 16 ottobre 2024, e ho delle previsioni speciali solo per te. Sei pronto a scoprire cosa ti riservano le stelle? Oroscopo acquario. Con Giove amici per sempre. L'amico di tutto l'anno è Giove che dai gemelli vi strizza l'occhietto promettendovi supporto a 360, gradi. qualsiasi cosa vi occorra o vi preoccupi telefonategli. Vi aiuterà a gestirla nel migliore dei modi. Oggi, per esempio, i vostri problemi riguardano il lavoro, problematizzato da situazioni inspiegabili che vi fanno litigare coi colleghi e dannare anche in famiglia, con Urano e Venere conflittuali anche tra loro, affetti e carriera fanno a pugni. Sgobbate come mali per guadagni appena appena sufficienti, pigliando vela col governo, i sistemi, voi stessi. Ecco perché non siete in forma e i vostri desideri sono sempre più distanti dalla realtà. Ce n'è abbastanza per piangersi addosso, ma non è nelle vostre corde. Potete contare sulla complicità degli amici e del partner. Avete figli in gamba e una famiglia che vi brontola dietro, ma vi vuole un gran bene. L'amore mette giudizio e ha voglia di concretizzare. Una donna matura che aiuterà la coppia a coronare il loro sogno o a superare una profonda crisi corteggiamenti anche al di fuori della coppia. I single scopriranno presto persone segretamente innamorate di loro che cercheranno di dichiararsi o di rendersi presenti. Oggi il mondo sempre avercela con voi, cercate di restare calmi e di non attaccarvi a tutto. Passerà presto. Nel bene e nel male dovrete fare i conti con la realtà. Se avete bisogno di un prestito Sceglietelo tra quelli più convenienti e le cui condizioni rispettino non solo le vostre esigenze ma anche le vostre disponibilità. Non fate passi più lunghi delle vostre gambe. Giornata piena di imprevisti. Nervosismo. Un certo stress ti prenderà nella prima mattinata. Pomeriggio tranquillo. Serata piuttosto piacevole per i nati di mercoledì. Fate sempre di tutte le erbe un yo fascio. Oggi è necessario fare una certa pulizia tra i dubbi che vi attanagliano, particolarmente tra quelli sul conto della persona che avete nel cuore. Ottime chance per ottenere qualcosa che avete a lungo desiderato. Affrettatevi a concludere degli accordi che avete in essere e stringete nuove alleanze sia sul lavoro che in affari. Buona comunicazione. Non siate così sicuri di aver perso delle occasioni preziose nel passato. Oggi leggerete tutto sotto una luce diversa e vedrete alcuni spiragli importanti per la soluzione dei vostri problemi. Giorno eccellente per sistemare questioni noiose. Un pesci di scena. Migliore il tuo uno-hoc. Comprate un vestito elegante. Vi sentirete agitati ma non ne avete motivo, quindi riposatevi e meditate ciò che più conviene fare. Solo facendo scelte ponderate vi sentirete più tranquilli. Lasciate che il vostro partner prenda l'iniziativa, in fondo la fiducia gli è dovuta. Per i single si profilano in giornata momenti di piacevole compagnia. Il sole, Giove e la Luna vi daranno la simpatia, lo spirito di convivialità e un grande slancio sociale per coinvolgere molti dei vostri amici nel clima di divertimento generale, specie se appartenete alla prima e terza decade. E sarà una giornata che vi vedrà impegnati con tutte le vostre energie fisiche e mentali, in nuovi progetti da portare avanti in prima persona. Nettuno, uno dei vostri nomi tutelari, è vicinissimo al vostro segno, si trova nei limitrofi pesci, sarà il celeste benefattore delle vostre iniziative. Se decidete di partecipare a qualche pranzo o invito serale, sarete particolarmente spumeggianti e dotati di grinta. Il vostro astro guida Urano e la sua dirimpettaia Venere, entrambi in quadratura, vi mettono davanti allo specchio dove vi guardate con aria critica, insoddisfatti del vostro aspetto e dell'immagine che gli altri ne ricevono. Se poi ad abbattervi alle spalle ci si mette anche Plutone ipercritico, mentre il naso appare rosso e gonfio per via di un raffreddore, si salve chi può. Marte Battagliero in sesta casa vi tende un doppio agguato sul fronte del lavoro e della salute: nel primo caso se siete improprio vi impone spese extra, nel secondo scatena raffreddori e bronchitelle, punizione per i fumatori. Amore ed Eros. Un conto è sognare l'amore, come un film o un libro giocoso e felice, un altro è viverlo nella quotidianità col rischio di annoiarvi. Troppo indipendenti per convivere con qualcuno oggi mal sopportate perfino il vostro gatto, senza capire che se mi angola disperatamente solo perché vi siete dimenticati di dargli la pappa. Da separati con prole trattate i vostri figli come fratellini o piccoli amici, con voi si divertono come matti, ma non riconoscono la vostra autorevolezza. Bella forza, non esiste. Lavoro e denaro. Coltivate i sogni d'arte e di gloria, ma la realtà quotidiana è assai diversa. Alle dipendenze con i colleghi non riuscite a impattare, vi sentite diversi, colti, letterati finiti tra mozzi di un veliero. Guardate chi vi circonda dall'alto in basso e loro vi motteggiano trattandovi come nobilotti decaduti e spocchiosi. Risultato, tanta tensione, frustrazione profonda e pochi soldi in tasca. Felici solo nel tempo libero leggendo, meditando o svagandovi con persone affine a voi, a teatro dove si parla d'arte e di cultura. Benessere. Un conto è apparire, un altro essere, anche se vi mettete in tiro con trucco e parrucco perfettamente a posto lo si capisce che non siete in forma. Nervosi, inappetenti, raffreddati, con la classica espressione da mal di testa che sembra dire Lasciatemi in pace. Non sto bene, ho bisogno di silenzio. Vero, di pace ne avete davvero bisogno, nel mondo e nell'anima, ma anche di natura, di aria pulita, di affetti profondi e insieme liberi. Peccato, siete atterrati sul pianeta sbagliato. Denaro, siete un segno equilibrato per quanto concerne i vostri risparmi e i soldi da dover spendere. A meno che pianeti nei segni di fuoco non incidano sul vostro temperamento dimostrate di essere risparmiatori senza essere tirchi all'eccesso. Per lei, educate i vostri figli alla libertà di pensiero e d'azione, che non significa fare i propri comodi senza rispettare gli altri, tutt'altro, la libertà personale finisce dove inizia quella altrui. Per lui, vi dichiarate amanti dello sport, ma occorre fare un distinguo quello vissuto di persona e quello goduto in TV attraverso le trame di film e romanzi. Bello, educa e incoraggia, ma la pratica è un'altra cosa. Colore delle emozioni, ciclamino. Barometro dell'umore, variabile. Pagiallina del giorno. Sentimenti 8, attività 6, finanze 6, benessere 5. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.